In Google Documenti, così come in presentazioni, possiamo inserire i link all'interno di testi o di immagini. I link si inseriscono selezionando la voce Inserisci link, che troviamo nel menu Inserisci, oppure usando la scorciatoia di tastiera Ctrl più K e scegliamo la destinazione del collegamento. Ovviamente possiamo inserire un indirizzo web oppure possiamo indicare come destinazione un marcatore interno al documento a cui stiamo lavorando. Quali sono questi marcatori? Le intestazioni, tutte, indipendentemente dal loro livello. Grazie ai link riusciamo a saltare da una pagina all'altra, da un paragrafo all'altro o più in generale, se preferite, da un punto all'altro del nostro documento. Grazie a questo comportamento riusciamo a creare domande a risposta multipla anche in Google Documenti.